Il prosciutto di Modena DOP è prodotto in 34 comuni della fascia collinare attorno al bacino del fiume Panaro, al di sotto dei 900 metri di altitudine, con suini che devono essere nati, allevati e macellati in Italia in 10 regioni. Le origini del prosciutto di Modena DOP sono ascrivibili probabilmente all'età del bronzo. In epoche più recenti si può trovare conservato tra le carte della Camera Ducale Estense un elenco di rifornimenti della cucina del Cardinale Rinaldo, 1670, in cui compare la distinzione tra prosciutto di montagna e prosciutto nostrano. Il prosciutto di Modena DOP, dopo un intenso lavoro di ricerca storica e scientifica coordinata dagli organi direttivi che ha portato a redigere il disciplinare di produzione depositato presso l'Unione Europea, ha poi ottenuto con il regolamento CE 1107-96 la denominazione d'origine protetta DOP. Tale riconoscimento ha rappresentato per i produttori aderenti al Consorzio del Prosciutto di Modena non un traguardo, ma un punto di partenza per impegnarsi ancora di più nella salvaguardia e tutela del prodotto, anche attraverso una intensa attività di vigilanza e nella continua ricerca del miglioramento dei requisiti qualitativi e organolettici. Per tali ragioni, nel 2010 è stato modificato il disciplinare di produzione in senso restrittivo, portando la durata della stagionatura minima da 12 a 14 mesi e vietando l'utilizzo di conservanti, ad eccezione del sale. Le cosce fresche di suino destinate a diventare prosciutto di Modena DOP non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione. La forma è a pera. Il peso, di norma, tra 8 e 10 kg. Colore rosso vivo al taglio, sapore sapido ma non salato, profumo gradevole. La percentuale di proteine contenute nel prosciutto di Modena DOP è circa del 26-27%. Tale caratteristica rende il prodotto particolarmente adatto nelle diete a sfondo iperproteico, pur essendo estremamente digeribile. Dopo aver verificato i criteri di allevamento e macellazione dei suini, la lavorazione del prosciutto di Modena DOP, portata avanti secondo i metodi tradizionali, inizia con la rifilatura della coscia fresca, passa poi alla salagione, primo e secondo sale, al riposo, alla sugnatura, al lavaggio e asciugatura e alla stagionatura vera e propria. Infine, i prosciutti, se ritenuti idonei previo accurato controllo, ricevono l'apposizione del marchio. Tra gli abbinamenti cui si presta il prosciutto di Modena DOP, particolarmente felice è l'accostamento con il melone e con i fichi, che ne esaltano il sapore. Il prosciutto compare anche come indispensabile ingrediente in numerose ricette tradizionali, come ad esempio il ripieno dei tortellini.